No, Giacomo Farina, cos'è, dove ci troviamo in questo momento? Ci parli anche di questo scheletro di delfino. Sì, vi parlo del Lillo. Lillo. Siamo all'interno dell'area scientifica del Museo Macio, all'interno del Parco Orcinus Orca a Capoverona, di Messina. Questa è un'area dedicata ai fenomeni dello stretto, ai fenomeni dinamici dello stretto, che creano tantissime particolarità, forse uniche in tutto il pianeta. Fra cui anche la possibilità di far vivere delle specie autoctone, ecco, nell'area dello stretto che va dalle isole Eolie fino a Siracusa, fondamentalmente, questo tratto di mare. E in questo tratto di mare abita il Lillo, che è venuto a farci visita definitivamente alle nostre spiagge molti anni fa, alcuni anni fa, 6-7 anni fa. Abbiamo avuto il permesso di scarnificarlo e di esporlo ai nostri visitatori. Quindi lui Dicevi è un animale contemporaneo la particolarità, dicevi anche di questa pinna. di questa pinna, perché lui vive nel mare, ma ha una pinna che con uno scheletro di una mano a cinque dita, anzi addirittura articolabile. Probabilmente quando lui viveva in altre situazioni si poteva avere una mano prensile, ma anche la scapola. La scapola non è sicuramente un'articolazione di un pesce che deve soltanto fare un movimento limitato della propria pinna. Ecco, quindi probabilmente quella scapola serviva ad altro, magari per piegare sotto gli alberi. Quindi Lillo, il delfino Lillo, che questo è un delfino, migliaia di anni fa dicono gli studiosi che viveva sulla terraferma. Poi ha deciso di tornare al mare, ha perso alcune caratteristiche, come per esempio probabilmente le zampe inferiori, ma ha messo su un muscolo che genera il suo movimento, quindi nella coda. Ha assunto altre caratteristiche, come per esempio i denti, ma alcune cose le ha mantenute. Questa colonna vertebrale, che è molto simile a quella dell'uomo, è un mammifero, quindi respira l'ossigeno. E soprattutto ha deciso di non perdere lo scheletro della mano, chissà, perché poi magari fra un po' di tempo potrà decidere di tornare Tornare sulla di terra. sulla terraferma. Senti, nell'altra stanza invece che non possiamo andare perché è Nell'altra fatta apposta, perché è buia, per stanza è fatta apposta abbiamo. perché nel museo amiamo Sai che forse ce la facciamo. dare anche un senso quasi immersivo, molto sensoriale. Siamo all'interno di uno dei borghi dello stretto. Uno di questi borghi, che una volta veniva chiamato Cariddi, e che in effetti è dovuto a una risalita di grandi masse d'acqua dall'abisso che c'è di fronte a Taormina, 1200 metri, che risale una montagna sottomarina che ha proprio il suo apice nello stretto di Messina, di fronte a Capoverona. Mi dicevi abisso sotto i 700 metri, ricordo Oltre gli male. 800 metri è Ok. catalogato come un abisso. Ovviamente un piccolo abisso, non è sicuramente Non è quello la fossa delle dei Marianne. Sargasse, ecco. Però lì sotto vivono delle creature molto particolari. Uno in particolare fra questi, di quale ci parli? Allora, due in particolare. Una è la vipera di mare, bellissima, cioè ha un profilo un po'. Però è un brutto che piace, diciamo così. Ecco. È La fascinoso, sì. maggior parte di questi sono ovviamente carnivori, ma molti di questi, che hanno la mascella più prominente rispetto alla parte di sopra, hanno la mandibola più prominente, perché si cibano anche del poco cibo che cala dalla superficie verso il basso. Perché, E quindi. perdonami, a parte questi pesci abissali, a quel fondale, a quel livello del fondale, chi vive oltre loro? Crostacei, Crostacei. plankton, ovviamente. Ok. Meduse, ecco, Quindi questo è il pesce vipera. Vipera questo è il pesce vipera, la vipera di mare, di questo per mare. esempio è il drago, vedi quella specie di corno nella mandibola inferiore che c'è, Sembra la coda di uno scorpione. la punta di questa coda è luminosa, perché Ah, ok. questi pesci abissali hanno un fenomeno come quello delle lucciole, per cui possono emettere luce per un processo biochimico del loro organismo. E questa luce intermittente attira i pesci vedenti, perché molti di questi pesci sono non vedenti, tanto giù c'è un buio Perché c'è il buio, questo, a che certo. serve? Serve magari stimolare altri sensi. Un altro che voglio farti vedere è questo pesce nastro. Il pesce nastro è un po' mal ridotto,
Però il Dipartimento di Biologia Marina ci ha detto di tenerlo perché intanto è raro vederlo in esposizione. E poi soprattutto vi faccio notare questo, che questo biologo tedesco, Gmelin, nel 1789, cioè mentre cambiava la storia in Europa, che c'era la Sì. Rivoluzione francese, lui era qui con i piedi nell'acqua e i pantaloni rivoltati sul ginocchio, col suo reticello, a pescare questo e a classificare Ed questo è uno dei pesce. primi ritrovamenti questo. Questo è uno della nostra teca, è quello forse più antico. Poi sono tutti dei primi del 1800, perché comunque questo è un fenomeno che avviene da millenni. Per Ok. cui i nostri bisavoli, per dirla alla Walt Disney, vedevano questo fenomeno, di questo spiaggiamento, quindi di queste creature che arrivavano sulla spiaggia nostra e anche di Cannitello, quindi nella zona calabrese, ancora vivi. Ecco. Quindi si parlava anche dei mostri, no? Sono Quindi di legati ai conseguenza fiumi. questi erano sicuramente i figli dei mostri che Dei miti, alimentavano quelli, le no? nostre Della mitologie, letteratura e le dei nostre miti. paure, chissà. Ecco. Senti, un'ultima cosa sulla. Avete anche una sala interattiva Abbiamo una sala in cui. interattiva che fa vedere queste cose in modo un po' più affascinante anche. Come Noi pensavamo funziona? solo per i bambini, però anche per noi grandi funziona. Se tu vuoi possiamo Proviamo, provare, non non so so se riusciamo. se è accesa, andiamo a vedere. Altrimenti c'ho le fotografie. Non è acceso. Vediamo se c'è. Non ti preoccupare, abbiamo le foto. Quindi qui come funziona? Praticamente toccando le Quindi pareti, sfiorando le pareti, sì. si attivano. Ecco, funziona. Qui abbiamo sulle meduse, Qui giusto? andiamo su un'area di superficie, per cui è un po' più luminosa. Abbiamo un sistema con dei computer, dei videoproiettori e dei sensori che catturano la nostra posizione e ci regalano dei video che sono già precedentemente girati, ma soprattutto questi video li possiamo spostare nello spazio e che dà quindi questa possibilità. Ed è una parete, è un muro, normale, un muro naturale, che può ospitare fino a 8 interazioni. Tutte le pareti sono così. Senti, questo il museo è visitabile quando? Questo è visitabile da lunedì a venerdì, tutti i giorni dalle 10 alle 17, non appena i decreti ministeriali ci daranno la possibilità di aprire, ci diranno anche quali sono le modalità di visita dei musei. Va bene, grazie mille allora.